se Renzi sarà il prossimo segretario, è corretto che debba essere automaticamente anche candidato alla presidenza del Consiglio per il PD o per il centro-sinistra, posto che lei nel suo documento ha teorizzato questa separazione netta tra incarichi di partito e incarichi di governo. Spingo oltre la mia provocazione, Nicodemo dice non c'era nessuno che avesse la credibilità per contrapporsi a Renzi, perché Barca non l'ha fatto sotto questo aspetto? Ancora, il problema del partito che cambia lo Stato, ma forse non è venuto il momento anche di immaginare uno stato diverso. Lei conosce molto bene la Sardegna e quindi sa bene che se si risolvono i problemi della Sardegna, dell'Italia, non è detto che automaticamente si risolvano i problemi della Sardegna, che ha delle sue specificità. In questo le autonomie speciali che fine fanno? Che tipo di articolazione può avere lo Stato al di là della riforma dei partiti e del partito della sinistra che lei ha teorizzato nel suo documento? Non farò una conferenza per rispondere a queste domande, cercherò di essere secchissimo su alcune e invece una la espando. Allora, lascio quella personale in fondo, che è il risultato di tutto il resto. Due veloci, primo ministro, segretario del partito. Una persona che diventa segretario del partito può evidentemente poi dopo decidere di candidarsi a primo ministro. Quello che io sostengo è che non puoi fare i due mestieri assieme. Il giorno che ti candidi il primo ministro e vinci, perché vinci le primarie. Perché vinci le primarie e perché vinci anche poi le elezioni, lasci la carica di segretario. Ovviamente questo vuol dire che non è automatico, ma diciamo anche detto tante volte che le regole, ma questo non ha nessuna interferenza sul congresso, che le regole non vanno cambiate in corsa, e quando cambi le regole in corsa le cambi per andare contro qualcuno. A regime, una delle cose che chiedo, una delle sei richieste che faccio, ci ritorno alla fine, a chi si candida questa straordinaria responsabilità di dirigere un'associazione così importante come l'associazione del Partito Democratico, chiedo di modificare lo statuto in modo tale che non ci sia l'automatismo, ma ci sia ovviamente il diritto del segretario di candidarsi al primo ministro. Stiamo scherzando? Perché questo? Perché è l'unica condizione in cui il partito torni ad essere, che è quello che la società chiede, uno strumento della società, uno strumento flessibile della società, non più totalizzante, perché non può essere più totalizzante, quindi uno strumento che che faccia venire la voglia anche a chi non è iscritto a quel partito, a chi rappresenta, che lavora nell'associazionismo, di portare in quel partito le proprie esperienze, perché sa che se le porta lì cambia la linea del partito, influenza, e quelle loro esperienze, da esperienze particolari, possono diventare di sistema e fare quel mestiere per fare pensare in modo credibile. Il partito non può essere schiacciato sul governo, che è quello che è avvenuto in questi anni in Italia, con delle forme degenerative che arrivano gravissime, che arrivano fino al diritto dei partiti di nominare persone a capo di enti pubblici, di banche o di quant'altro, e evidentemente anche con forme di confusione assoluta che vediamo in ogni amministrazione comunale e regionale di questo paese, in cui, come ho detto altre volte, per scelta sbagliata dei sindaci, molto spesso per loro cattivo destino, i sindaci, le persone che esercitano funzioni di governo, rimangono sole, sono sole perché il partito non esiste più, ha terminato la propria funzione nell'istante in cui li ha portati a essere eletti. E come si vede anche in questa regione diffusamente, il partito, non rappresentando la società, non veicola né in una direzione né nell'altra, non veicola alla società i segnali che vengono da chi governa, le sue difficoltà, le sue asprezze, i ritardi che incontra, dandone ragione alla società, né veicola durante l'esercizio della funzione di governo quello che la società esprime a chi governa per dargli continuamente un impulso nella fase attuativa. Ha terminato il suo mestiere e per farlo credibilmente bisogna che siano superati. È Matteo Renzi di sinistra, è condannato a essere di sinistra chiunque sia iscritto al Partito Democratico, perché la parola centro è una parola ipocrita che è stata appiccicata, è una condanna
com'era di sinistra la corrente di base, com'era di sinistra Dossetti, com'era di sinistra Aldo Moro, com'era di sinistra Ugo La Malfa, com'era di sinistra quasi tutto il Partito Comunista, non proprio tutti, com'era di sinistra una buona parte rilevante del Partito Socialista Italiano. Quindi è di sinistra, poi se ti vuoi staccare, non, perché vuol dire essere di sinistra? Vuol dire aderire ad alcuni principi, per carità, adesso non c'entro, ho provato a dirlo, adesso lo provo a dire meglio in una cosa che ho riscritto meglio della mia memoria, insomma, perché c'è stata molta voglia in giro per l'Italia di dire scriviamolo meglio, cioè non basta dire credo nella Costituzione, adesso ma io credo, e Matteo Renzi sono contento quando lega molto le sue identità alla Costituzione, bisogna essere, come dire, più a fondo, bisogna andare più a fondo, prova ad andarci, ma è il destino del Partito Democratico, anche perché quell'idea balorda che avevamo appreso da un'esperienza sbagliata degli Stati Uniti d'America, che lì è durata un anno, da noi arrivano le idee e durano 10 anni, un'idea balorda secondo la quale si possa rinunziare per superare i rischi di deriva oligarchica dei partiti, i rischi che esistono da quando i partiti sono nati dalla Rivoluzione Francese, che sono di parte, per superare un rischio inevitabile, che è quello con cui è iniziata la giornata di oggi, il rischio che è pesantissimo il Partito Democratico, per questo va radicalmente rinnovato. Io non parlo male degli altri partiti, perché lì non se ne parla neanche, non sono neanche dei partiti. È evidente che per evitare questo rischio tu non uccidi il fatto che i partiti hanno un'identità, hanno dei sentimenti. In America a un certo punto si era immaginata questa idea che la politica dovesse rappresentare i desideri di un cittadino medio, si è rapidamente capito, noi ci stiamo mettendo a fatica, che se c'è un'unica persona che non esiste tra 60 milioni di italiani è quello medio, che non esiste proprio, non esiste come figura. Ognuno di noi ha delle fortissimi convincimenti, ha delle fortissime caratteristiche e si dedica tempo alla politica, e la politica è bella solo nella misura in cui è la possibilità di evocare delle modifiche profonde della società, un suo continuo avanzamento. Quindi sei costretto a essere diciamo di sinistra se sei il Partito Democratico, e lui è di sinistra, io non ho dubbio che sia di sinistra. La questione delicata però, e quindi vengo a Stato Sardegna, è: la politica può essere bella, ha detto giustamente Nicodemo, tra l'altro giustamente dice in un bel libretto Salvatore Lupo, non esiste antipolitica in Italia, esiste antipartito. L'Italia non è antipolitica, chi non ha votato alle elezioni magari è anche gente che è impegnata quotidianamente, che dedica 2 ore del suo tempo nell'associazionismo, a lavorare. Ma perché? Perché sono stati allontanati non dalla politica, ma dai partiti, perché non ritengono di portare in quel luogo, di dedicare a quel luogo la fatica, preferiscono vedere, lo sappiamo, specie la nuova generazione, basta guardare ai figli dei nostri amici, o se abbiamo la fortuna ai nostri figli, di vedere che fanno politica, la fanno nei loro gesti, scelte, fanno anche scelte ideologiche fortissime, non c'è ideologia, porca miseria, c'è ideologia, non mangio quella roba perché se è stata prodotta male in un posto sbagliato, porca miseria, come lo sai? L'ho visto, papà ti prego non la mangiare, quello non è far politica, influenza attraverso il consumo delle scelte, porca miseria, è nata in Sudafrica da quando la vicenda dell'Indonesia, del latte dell'Indonesia, le grandi battaglie di 40 anni fa, non l'hanno inventata i giovani, l'abbiamo inventata noi quando facevamo le eravamo ragazzi, però i nostri giovani adesso l'hanno espansa, quindi quella è politica, non ritieni più che i partiti siano dei luoghi dove portare questo, questa è come, perché può tornare ad essere bella, perché ci è utile, perché uno può anche dire, vabbè, che era poi l'idea di Mario Segni sostanzialmente, ero con lui in aereo, di aver sentito, perché mi siamo salutati, ma io tra l'altro lo stimo moltissimo Mario, però l'ho usato 2 o 3 volte, cioè, Mario Segni a un certo punto capisce che c'è questi partiti non falliti eccetera eccetera, e lancia 2 slogan, sindaco d'Italia, che per lui voleva dire che il problema del nostro paese era una scarsa concentrazione di poteri, quindi governabilità, da cui è nato tutto un filone che il problema era carenza di potere, non c'è abbastanza potere, poi Berlusconi se ne è impadronito, ha detto il problema è il Presidente del Consiglio, io sto qua, riesco a governare, ma anche noi il Partito Democratico abbiamo cominciato a pensare la stessa cosa, ma ci siamo infilati in tubi mostruosi, riforme elettorali, governabilità, queste parole assurde, abbiamo prodotto dei mostri, come abbiamo addirittura la responsabilità, il Partito Democratico la responsabilità di non aver cambiato nel novembre del 2012, non 10 anni fa la legge elettorale, quando si poteva cambiare, che il PD era convinto che non andasse bene, lo ripeto ovunque perché bisogna ricordarsi, perché gli errori sono gravi e vanno ricordati, perché poi pesano sulle persone che li hanno commessi e devono pesare sulle persone che li hanno commessi.
ma l'altro protocollo di Damiano Segni, ve lo ricordate, era la società civile si esprime direttamente, i partiti non servono più. Infatti abbiamo avuto il partito del proprietario, perché era il partito dei club, della società civile, abbiamo avuto il partito del tecnocrate, che io rispetto straordinariamente, ma che se ha pensato che potesse montare una roba che parlava della società civile, poi dice mi sono ritrovato con della gente zanta, il partito del mandatore, sono tre partiti della società, sono tre tentativi che ci mostrano che serve il partito. Ci serve quindi non solo la politica, ma io direi di più, i partiti sono belli, partito è bello. Perché ci serve? Uno può dire può non servire, perché il paese tutto e il sud e la Sardegna, ognuno con le sue peculiarità, è in una trappola. Poi se Francesco non ho idea di cosa dirà, ma con lui abbiamo parlato tanto di trappole in questi anni, come se ne esce. No, cosa vuol dire che stai in una trappola? Stai in una cosa, stare in una trappola vuol dire che stai in un affare dove non ci sei finito perché non sei capace a uscirne, ma perché una parte rilevante delle classi dirigenti non vuole uscirne, cioè non ci sono le condizioni per cui chi è classe dirigente della Confindustria, dei sindacati, dei partiti, dell'amministrazione pubblica, dei giornali, non vuole uscirne, non sa uscirne, sei in una trappola in cui la convenienza a rimanere. Se il 10% degli italiani si è rispostato su Berlusconi, mica è scemo quel 10% degli italiani, lo ha votato perché ha fatto i conti e ha detto dall'altra parte c'è un disegno, c'è una speranza credibile di rinnovamento. No, allora disgustandomi di me stesso, io preferisco votare per l'originale, preferisco votare per uno che mi garantisce che rimanga alle cose. Lo so che non le reggono nel lungo termine, ma almeno mio figlio forse una chance ce l'ha. E forse ce l'ho anch'io, che questa sia fatta del fatto che mi levano le tasse togliendole da una tasca e infilandole nell'altra, poi quello che è avvenuto, che poi che vengano fatte degli interventi, che l'altra per fortuna il PDL non ha avuto il coraggio di chiedere dal PD, che era quella che era l'altra grande richiesta che ha fatto al sud, in cui ha vinto in campagna, che era il condono generale su questo. Su quello, la campagna è stata fatta su quello, la gente l'ha votato su quello, non è che l'ha votato per sbaglio. Basta sta storia, la gente non ha capito, sembra Sara che ha capito benissimo, ma sono le stesse persone, siamo gli stessi di noi che sono incerti, dobbiamo campare. Certo che di noi è ceto medio alto, ceto medio urbano, poi alla fine con più facilità non vota Berlusconi, ma chi ha delle situazioni drammatiche gravi alla fine deve campare. In Calabria devi campare, se il Partito Democratico non ti propone un radicale risanamento, tu voti per il PDL, perché se il PD che fa? S'oppone a Scopelliti in Consiglio regionale? No, allora per chi voto? Voto per quelli, perché voglio dire, se devo vergognarmi un po' di quello che ho fatto, tanto vale che faccio una cosa che è concludente, che mi conviene. Quindi che cos'è? Come esci? Esci come scardini, perché alcuni dicono non c'è niente da fare, cioè alcuni dicono sei una trappola, dipende dalla cultura. Ieri parlando con Carlo Borgomeo, la mentalità degli italiani, allora quando comincia a dire l'italiano sono fatti così, oppure napoletani, oppure nella storia, no, del dibattito nazionale, questo bel libro della Patriarca, quando sei così sei finito. No, noi sappiamo anche con quel tanto di cose che abbiamo studiato, io ho smesso purtroppo da troppo tempo, Francesco continua a studiare e a produrre idee. Ma insomma ancora qualcosa leggo, abbiamo capito che non è vero, la mentalità è cambiabile, non è un dato ultimo, la cultura non è un dato ultimo, perché la politica la può cambiare, cioè la politica, i sentimenti, la sensazione, l'intravedere che esiste un'alternativa. Allora noi abbiamo ripetutamente, noi ovviamente adesso la sinistra nel suo complesso e il Partito Democratico in particolare, qualche volta, e la faccio qui rapidissima, perché tanto è rapida, qualche volta il cambiamento anche da parte del PD non è avvenuto perché non lo si voleva cambiare, non perché non ci si è riusciti, attenzione, pezzi delle coalizioni di centro-sinistra non volevano cambiare. Il cinismo che si è sparso e che ha caratterizzato, ahimè, invece il grande incontro che il Partito Democratico è stato fra l'idea liberale azionista, l'idea cristiano sociale cattolico democratica, social comunista, invece di essere di dire ci ritroviamo in una roba che dovrebbe avere concorrenza dei liberali, l'eguaglianza del lavoro, della tradizione social comunista, la centralità della persona, l'attenzione alla persona, della tradizione cristiano sociale, invece di essere vivificante è diventata paralizzante. Un pezzo del Partito Democratico non vuole cambiare, che vuol dire il cinismo che abbiamo visto prevalere, non si può cambiare l'Italia. Non è che alcune cose sono successe a caso, perché hanno sbagliato, quindi c'è un pezzo di fallimento, è perché pezzi della classe dirigente hanno
aderito all'idea che l'Italia non è cambiabile, ok? Quindi per caso non ci dobbiamo domandare. Qualche altra volta abbiamo avuto, sono tre tipi di errori, il terzo è il più serio, più importante, la scorciatoia, la volontà di cambiare, ma la scorciatoia, l'imitazione frettolosa di esperienze estere. Guarda l'esperienza del Partito Democratico americano, senza capirlo molto, guarda l'esperienza del laburismo inglese, senza capire che ci hanno messo, a me il modello non convince nel terzo punto, ma chapeau, cioè, quindi ci hanno lavorato 7 anni a costruire, tra il 90 e il 97, 7 anni ci hanno messo a costruire, telaio, discussione, accademia, sindacato, scontri, discussione, formazione di classe dirigente, formazione del duo Hostile Brothers, il duo Brown, cioè la classe dirigente è nata da 7 anni di discussione e scontri, con qualche incidente di mezzo, perché poi c'è un punto Blair uscito fuori perché è morto ma già lì era 4 anni che rimuovo la macchina. Invece noi intanto abbiamo la scorciatoia, lo slogan a cui ci invita, evidentemente ci invitano i nostri nemici, spesso attraverso i mezzi di comunicazione che possiedono, in un paese in cui non c'è stampa indipendente. Cosa vuol dire stampa indipendente? La stampa appartiene sempre a qualcuno. Stampa indipendente vuol dire che la stampa appartiene a qualcuno che non ha interesse anche in altri campi dell'economia, questa è l'indipendenza, per cui ti interessa solo di vendere il giornale e di farne un... Noi abbiamo una stampa che non è una stampa indipendente, quindi che ha sempre delle altre cose, che la sua maggiore sport è cercare di condizionare la vita del Partito Democratico, lo vediamo quotidianamente, no? Quindi scorciatoie no. La terza cosa è quella che non espando, ma su cui alzo solo una palla di immagine che si lega alle altre parole d'ordine, è l'illusione tecnocratica, che mi ha presa molto sul serio, che è l'illusione laburista. Cioè, possiamo costruire un cambiamento, ci dobbiamo lavorare solo, però fondamentalmente possiamo costruirlo immaginando di costruire in questo paese un gruppo di tecnici di altissimo valore, che vengono dall'università, che vengono dal mondo dell'impresa, che innervano il partito, che lavorano al sodo, non domani mattina, non in 2 mesi. E quella sera, questa è quella sera, quella che chiede Michele Salvati, quella con cui litigo io con Michele Salvati. Per chi di voi legge Michele Salvati, perché per me è un personaggio di straordinario. Perché, okay? Quella è un'ipotesi importante che sta sul tavolo, che sconta una idea, che per fare le politiche, cioè per migliorare, parliamo di cose concrete, per migliorare la cura dell'infanzia, la cura degli anziani, cambiare la manutenzione del territorio, realizzare davvero il piano del Sulcis, cambiare il piano strategico di Sassari, realizzare il cambiamento a Cagliari, ridurre la dispersione scolastica, vogliamo dire 7-8 cose che non sono irrilevanti, o magari per invertire la tendenza demografica di qualche area interna di questa regione, che ha dei problemi molto seri, quando avrebbe delle potenzialità enormi, poi se ne vanno i cittadini, quando sono andati nessuno manutiene il territorio, eccetera, eccetera, che per fare questo sia disegnabile con un grande disegno tecnocratico che si avvale di strumenti importantissimi, che sono quelli che io stesso amo, adesso ci vengo tra un istante, tu hai evocato, quindi il monitoraggio, indicatori, disponibilità di dati, tutti quanti sanno, ma che questo grande meccanismo, questa è la grande esperienza laburista, e i cittadini consumatori sono talmente tutti quanti preparati che sono in grado di dire, quando hanno l'informazione, quell'ospedale ci vado, quello non ci vado, qua prendo una cosa, quello non ci vado, questa scuola no, ci mando mio figlio, qua la mando qua. Cioè un sistema in cui la società, la produzione di servizi funziona come mercato. Non dobbiamo riderci sopra, perché è una grande esperienza che risolveva dei problemi, non ho tempo di dirlo, ma lo evoco perché mi piace discutere con voi così, dei problemi serissimi della socialdemocrazia, che non era riuscita a produrre della roba che fosse, e che aveva creato anche, era diventata, come dicevo, il vecchio Partito Comunista, era diventata incompatibile col capitalismo, perché in particolare la socialdemocrazia inglese era non compatibile col capitalismo quando Thatcher arriva, perché regalava soldi talmente tali che diciamo che non rendeva, che erodeva del capitalismo un elemento che ci può non piacere, infatti ognuno è costretto a lavorare e quindi è costretto a impegnarsi, che ha dei risvolti che non ci piacciono, ma è il capitalismo finché ce l'abbiamo. Lo possiamo migliorare, ma possiamo farlo saltare. Se proviamo a farlo saltare, poi dobbiamo trovare un altro sistema, ci abbiamo provato, ci siamo usciti. Allora, quel modello che è sensato ha un punto debole, e chiudo, poi rispondo sulla battuta, chiudo perché poi il resto è discesa di corsa. Perché a mio parere è sbagliato? Ma dobbiamo discutere.
vedete, io trovo molta simpatia nel Partito Democratico, anche emozioni, sono uno che si sente di sinistra, sono uno che ci crede, sono un strano animale, però tecnocrate è stato Monti, però sempre che ci crede, cioè, sembra quasi vero, eccetera, eccetera. Vabbè, tutto questo va bene, a me ha fatto enorme piacere, ho imparato moltissimo in queste settimane, però non ho sentito una discussione, lo dico con sincerità, profonda sui temi, dei contenuti, su questo punto che sto per dire. Io voglio che qualcuno mi dica, quel modello va bene, se il modello va bene si costruisce un certo modo di governare, un certo partito. Io dico che questo non va bene, perché non va bene? Per un motivo banale, perché la conoscenza necessaria per fare tutto quell'elenco di cose che non ripeto per la Sardegna, che sono per la Sicilia o per la Lombardia, cioè fare la riforma della scuola, realizzare effettivamente la spesa, fare l'intervento sul CIS, la conoscenza necessaria per farla un po' sta nel coraggio di prendere decisioni, per carità, a livello di governi, ma poi devi costruire delle macchine che mobilitano la conoscenza. La partecipazione non è solo la bellezza di partecipare. Gaber ci aveva preso due volte. Non era partecipare, libertà e partecipazione. Partecipazione non è solo un pezzo del nostro star bene, che come diceva Willy Brandt, partecipare è in sé un pezzo della qualità della vita. Perché ti dà la sensazione vera, non la presa in giro, di partecipare a decidere le cose che si fanno. Non è solo questo partecipare. Partecipare è raccogliere conoscenza di centinaia di migliaia di utenti in un modo meno meccanicistico di come Deborah ha tentato di fare, non ottenendo risultati, perché poi il problema è questo, quel modello non ha funzionato. La scuola inglese è peggiorata, la salute non si sa, certamente non è migliorata, non si sa se è peggiorata. La povertà dei bambini, gravissima in quel paese, ha avuto una lievissima riduzione, ma insufficiente. Attenti, con un aumento della spesa pubblica, cosa che tutti si dimenticano, dal 38 al 44%, perché ci vogliono i soldini anche per fare il livello. È aumentata la spesa pubblica in Gran Bretagna durante gli anni del laburismo, enormemente. E nonostante questo, la congestione trasportistica, la qualità del trasporto del paese è la peggiore d'Europa. Quindi quel paese non è migliorato, eppure ci ha lavorato solo. Perché pensiamo alcuni di noi, forse abbiamo torto, perché non ha mobilitato realmente, la partecipazione è stata meccanicistica, la gente si è illusa. Quindi la piccola, la borghesia urbana, che è in grado di guardare, che pensa ai propri figli, che sa come guardare le cose, ha mandato i ragazzi nelle scuole, ma l'altro 70% della popolazione non ce l'ha neanche il tempo andare a capire la scuola che va, quella che non va. È un sistema di mercato che non funziona. Non è come mandare un figlio a scuola, comprare la salute buona, pretendere il territorio sanato, non è come comprare un pezzo di carne grasso o non grasso, a seconda che tu lo voglia grasso o non grasso, che tu torni a casa, la cuoci, non va bene, vai da un altro macellaio. Non è così a scuola, quando ti sei accorto che non funziona la scuola, il tuo figlio è cotto. Quando non funziona il dito d'infanzia, a 5 anni, tu già quel ragazzo sta 50 sotto di chance nella vita di andare avanti. E non funziona così, è più complessa la funzione dei beni pubblici. E quindi serve un altro modello, che è qui la partecipazione e quindi il presidio dei processi di attuazione. Dice quindi Parca non è d'accordo con l'incipit importante dell'organizzazione che l'ha invitato. Sono strad'accordo con l'incipit che è stato detto. Quegli stessi strumenti fondamentali di monitoraggio, di valutazione, di openness dei dati, vengono messi al servizio di un processo di conflitto. Vi faccio un esempio, e mi azzitto, sulla scuola, che è il più chiaro di tutti. Dice quindi sulla scuola ci vuole l'imparsi, porca miseria che ci vuole la valutazione, porca miseria che se deve funzionare. E quindi dobbiamo spiegarle, dobbiamo lottare contro una visione unilaterale del sindacato che correttamente tutela degli insegnanti che prendono 4 soldi ma, e fa il suo mestiere, ma se siamo un partito non possiamo limitarci a schiacciarsi sulle posizioni del sindacato, abbiamo un'altra criminalità, dobbiamo discutere all'interno del partito, fra il punto di vista degli imprenditori che non trovano dei ragazzi che escono buoni, dal punto di vista dei ragazzi, quindi degli insegnanti, e usare la valutazione. Come? Non come fece Blair, per fare la classifica delle scuole buone e delle scuole cattive, pensando che siamo così intelligenti, noi tecnocrati romani, che abbiamo inventato l'indicatore per decidere quali sono gli insegnanti da mandare via. No, non siamo, ma non siamo neanche messi a Roma. E non è vera la favola romantica che gli insegnanti sanno tutto di se stessi, sanno un po' come sono un po' io. Quindi il punto è il conflitto, quindi io cosa voglio fare? Ricostituire gli ispettori, spedirli all'interno delle scuole col bagaglio della valutazione e dirgli, guarda, scusate, questa scuola non va. E quello mi dice, non è vero, perché mi dici questo? Perché l'ho misurato. Guarda che l'indicatore che hai preso è sbagliato. No, non è sbagliato. E si litiga, si scontra. E poi serve la rete delle scuole, come ho imparato da quelli che fanno questo mestiere da tempo, perché i tuoi insegnanti delle altre scuole li senti perché ti fidi più di loro e quindi devi metterli in rete. Questi sono i processi di miglioramento di un sistema, ok? Per disegnarlo, ci vuole un altro modo di governare che implica partecipazione. E questo richiede un partito che, a differenza di quello laburista,
dato che quel disegno non ha bisogno di un partito, era servito come macchina straordinaria per inventare il disegno, ma quando ha cominciato a implementare il disegno, i forum l'hanno inventato loro, poi il Partito Democratico li ha copiati, i forum non servivano più perché doveva essere un megafono. Gli iscritti sono scesi da 400 a 200.000 perché il ceto medio urbano, i ragazzi, noi siamo, molti di noi in questa sala siamo di ceto medio urbano, che avevano riempito, erano usciti gli operai, erano entrati in ceto medio urbano nel partito laburista. Dopo due anni se ne sono andati, che non c'è niente da fare nel partito. Perché non c'era discussione, non c'era confronto, c'era una macchina statalista, antiliberale, ma questa è un'altra storia. Questa è la mia opinione, se l'ho detta in modo un po' forte. Per spiegarvi una cosa, non c'è dibattito nel Partito Democratico su questo. C'è simpatia perché sono un tipo così, poi qualcun altro ha pensato che potevo essere usato per fare questo, per fare quest'altro, nel gioco contro quello e contro quell'altro. No, io ho tirato fuori della roba perché ho fatto diversi mestieri, mi sembrava che avessi delle cose da dire che avessero senso. Purtroppo penso che siano giuste. E dopo 4 mesi di lavoro in giro per il Partito Democratico, addirittura visto che sono praticate in tanti pezzi di territorio che non sono in rete, in tanti pezzi di partito che non si parlano, e però il dibattito sul sistemico non c'è, e quindi io sono molto convinto che non abbia senso, così posso rispondere assolutamente, che una persona come me si candidasse, una persona seria che arriva dopo 4 mesi in un partito. O è uno scherzo, o lo fa, diciamo così, ma non sono io, oppure per farlo devi avere stabilito dei rapporti fiduciari con 150, 200 dirigenti nei territori, che loro devono avere fiducia in te, però se permettete anche io devo avere fiducia in loro, questo è 4 mesi. Quindi questa roba non è mai stata nella mia testa e non stava né in cielo né in terra. A quanto punto può essere quello di continuare a rompere le palle e a cercare di spingere affinché questa discussione ci sia. Chiudo dicendo cosa? Che con le cose che ho detto mi sembra indicare, che spesso lo dico, dei tempi molto lunghi. Però si possono giocare tempi lunghi e tempi brevi ogni volta, perché nel frattempo c'hai le primarie dopo domani, non voglio soffrarmi a questo punto sulla Sardegna. Quindi intanto alcune cose, le lezioni le puoi applicare. Quindi intanto, visto che ci sono le primarie in Sardegna, un partito intanto che crede minimamente a questo costringe pone delle domande a chi concorre che riguardano le cose, ma non soltanto i grandi segni, ci sono un sacco di soldi in corsa. Ci sta ad esempio un piano Sulcis che non ha una grande novità per l'importo finanziario, sono secoli che continuiamo a dare soldi in quell'area. La novità, l'unica vera novità di quell'affare, è rappresentata dalla trasparenza dal metodo con cui era fatta. Sul web è stato messo l'elenco totale delle opere con una valutazione di una struttura ministeriale romana che diceva: questa roba è molto incerta, possibilità di realizzazione molto basse. L'abbiamo messo sul web. E poi abbiamo lanciato il bando pubblico di Degoci, che è una modalità nuova che a fine settembre. Allora, cosa chiederei? Lo faccio come esempio, qua di Sardegna potete parlare molto meglio voi, però l'esempio lo sento perché è un posto che ho vissuto con passione, anche con emozione. Che cosa non vedo, cosa può fare il PD? Stare addosso a questi 100 milioni di euro, non soltanto di chi il partito preside in quel territorio, ma il partito dell'intera regione, ma il partito, lasciatemelo dire, il partito nazionale che ne ha la responsabilità. Ad esempio io non ho visto qualcuno a livello nazionale chiedere l'aggiornamento di quell'elenco di informazioni, che è la vostra lista. Qual è lo stato dell'arte dello stesso tabulato che era stato messo 4 mesi fa sul sito? Messo sul sito, qual è lo stato di attuazione? Cosa avverrà a settembre? Cosa avverrà a ottobre? Cosa avverrà a novembre? E mobilitarsi su questo, se no la prossima volta in quel territorio il Movimento 5 Stelle prende anche il 40%. Ma il proprio obiettivo non è farlo calare, l'obiettivo è rispondere alla società in una maniera che il PD può fare meglio di 5 Stelle, dandogli la sensazione che sta presidiando i processi di attuazione e che se in quel piano, come sicuramente è, ci sono delle cose che non vanno, escono fuori, non 3 anni dopo, ma all'inizio. Quindi, se crediamo in questo metodo, c'è da costruire un lungo termine, però c'è anche da lavorare domani mattina per un lungo termine.